nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, di Gesù Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare questi divini misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo morto e risorto per la nostra giustificazione, abbi pietà di noi. Signore, nostra pace, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, poiché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Alleluia. Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono stati uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e riscorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Ho ascoltato moltissimi anni fa un incontro di lezione divina del Cardinale Martini su questo Salmo 21. E il Cardinale Martini proponeva di cambiare il titolo di questo Salmo, ma generalmente lo chiamiamo il Signore, il mio pastore. Lui diceva: bisogna cambiare il titolo, bisogna dare questo titolo: tu sei con me. Nella prima parte del Salmo la pecora osserva il suo pastore e ne parla con occhi pieni d'amore. È innamorata del suo pastore e dice: il Signore è il mio pastore, non mi fa mancare niente,
su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca l'anima mia. Poi a un certo punto la pecora comincia a dire una cosa interessante, che ci interessa a tutti, dice: se io dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Ecco il titolo. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Martini diceva: cos'è questa valle oscura? È una gola profonda tra le rocce, è un sentiero impervio come la vita, e questo sentiero è sconosciuto alla pecora ma familiare al pastore. E cosa dà sicurezza alla pecora? Attenzione, due cose: il bastone, perché il pastore nel cammino si affatica, anche lui condivide la fatica del cammino, condivide il nostro dolore, condivide le nostre sofferenze, le nostre difficoltà, le nostre stanchezze. E là il vincastro è la piccola verga che il pastore utilizza per riportare la pecora sul giusto cammino. Potremmo dire la funzione materna e paterna di Dio nei nostri confronti, sì, perché Dio è madre, dice il catechismo della Chiesa Cattolica, perché ci rigenera con la sua misericordia, con il suo amore. È sempre pronto a ricominciare, a coprire i nostri peccati, a perdonare i nostri peccati. Dio è Padre perché attraverso i fatti della vita, le situazioni della vita, ci riporta sul giusto cammino. Questo salmo ci aiuta ad entrare nel lezionario di questa domenica. Già il salmo comincia a dire: davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Io quando leggo questa profezia di Isaia, dice il Signore: su questo monte preparerà un banchetto di grasse vivanti e di vini eccellenti. Io penso al monte Sion, ci penso a Gerusalemme. Cosa c'è a Gerusalemme? C'è il cenacolo dove Gesù ha istituito l'Eucaristia, ci ha lasciato un cibo che ci aiuta a sentire il suo amore, un cibo che ci fa, su questo monte, dice, questo cibo cosa fa? Dice, ci dà la gioia di sentirci amati da Lui, perché il Signore eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Noi viviamo l'esperienza della morte, non solo la morte che sperimentiamo quando perdiamo una persona cara, no? La morte ontica, la morte ontologica, perché quando ci separiamo da Dio viviamo una esperienza di solitudine, di frustrazione, di tristezza. E che cos'è questo se non l'inferno? L'inferno. L'inferno è la solitudine, è l'angoscia, è sentirsi soli nella vita, non sentirsi amati nella vita, vivere questa esperienza di vuoto profondo, di angoscia, di depressione. E il Signore ci dà un cibo, ce lo offre gratuitamente questo cibo. Ecco perché la parabola, i destinatari della parabola sono sempre i capi dei sacerdoti e i farisei, le persone religiose, attenzione, no? Gente che prega, che digiuna, che paga la decima, no? Vi ricordate quel fariseo che va nel tempio a pregare, no? Dice: ti ringrazio Signore perché io prego, perché io digiuno, perché io pago la decima, perché non sono come gli altri uomini che sono ladri, ingiusti, disonesti. E ti ringrazio perché non sono come quel pubblicano. In fondo al tempio c'era un uomo che non osava alzare gli occhi verso il cielo, ma si batteva il petto, diceva: Signore, abbi pietà di me, perché sono peccatore. Gesù in quel contesto dice che il pubblicano tornò a casa sua giustificato. E questa parabola la racconta per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Allora
il Signore Gesù si paragona a questo re che prepara un banchetto di nozze e lo prepara con cura e vuole invitare tutti coloro che abitano intorno al suo castello, sì, li invita, ma tutti rifiutano, tutti considerano poco importante l'invito del re, questo banchetto, disprezzano, sottovalutano questo banchetto. Il Signore, il re, cosa fa? Manda i suoi servi e invita tutti. La festa è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. E la sala, dice il testo, si riempì di commensali, buoni e cattivi. Cioè, questo è l'amore di Dio, no? Noi tante volte trasponiamo in Dio la nostra modalità di leggere la vita e la storia. Sì. Noi abbiamo nel nostro cuore il libro su cui segniamo le persone che meritano la stima, l'affetto e le persone che devono essere cancellate. Nel cuore di Dio c'è un'unica lista. Qual è la lista? La perfezione di Dio. Dice Gesù nel sermone della montagna: siate perfetti come è perfetto il Padre mio, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Cioè, nel cuore di Gesù Cristo c'è spazio per tutti. Dio ha un amore immenso, ecco perché questo banchetto è pieno di commensali, buoni e cattivi, tutti sono invitati a fare l'esperienza del suo amore, del suo cuore. Ma dice che il padrone, il re, entra tra i commensali e trova uno senza l'abito nuziale. Che cos'è questo abito nuziale? È la grazia, ciò che ti viene donato gratuitamente, l'amore di Dio che ti viene donato gratuitamente, no? E noi non possiamo non accogliere questo amore. Quest'uomo non l'ha accolto, l'amore di Dio. Quest'uomo non ha vissuto, non vive l'esperienza della vita sentendosi sostenuto e accompagnato da lui, no? Ecco perché fa l'esperienza della solitudine, dell'isolamento, no? È una metafora: legatelo mani e piedi, no? Come Lazzaro è fasciato nelle bende, mani e piedi, e ha sul volto un sudario. Sono gli arti che rendono presente l'amore. Con le mani noi possiamo fare del bene, possiamo uscire da noi stessi. Allora l'uomo che vive per se stesso, l'uomo che non indossa quest'abito nuziale, è un uomo che vive incapsulato nel suo io, chiuso in se stesso. Questa è la vera sofferenza, questa è la morte. Allora chiediamo al Signore che ci dia di sentirci sempre invitati, di sentire questo appello, questa chiamata che il Signore ci fa in ogni Eucaristia, perché ci vuole donare se stesso, perché ricevere Lui significa ricevere quella luce, e concludo, che ci aiuta a leggere la nostra vita. C'è una luce che ci dà discernimento nella vita. Questa è la luce. Gesù che muore e risorge per noi, il suo corpo e il suo sangue, ci fa vivere e comprendere le gioie della vita, i dolori della vita, le sofferenze della vita. Mi riferisco in particolare in questo momento ai malati, coloro che sono nelle case, coloro che stanno vivendo in un letto di dolore, no? O che hanno vissuto un dolore, una perdita. Questa settimana ho incontrato tre famiglie che hanno perso i figli, tre famiglie, stanno vivendo questo grande dolore. Anche per loro il Signore dice: io ti voglio dare il mio amore, accogli.
questi è il mio amore, perché quest'amore è una luce profonda per la tua vita. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo, Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Al Padre che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo. O Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge a Te con cuore sincero, accresci la nostra fede, perché portiamo i frutti che desideri raccogliere nella nostra vita per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le offerte dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e ti consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia e donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo te furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Thank you.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Il corpo e il sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi il cibo di vita eterna. Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica.